chiederti com'era maturata la scelta del 3-5-2 del cambio di modulo. Ah, un po' perché ci mancavano dei giocatori, un po' perché secondo me possiamo fare bene anche così, quindi è stata una scelta ponderata così nell'ultimo giorno, vedendo un po' l'Alessandria in questa maniera, quindi abbiamo cercato di cambiare anche qualcosa in quello che magari non potevano aspettarsi, quindi però con molta tranquillità credo che hanno fatto bene. Ci è mancato qualcosa, perché nel finale erano più cambi, loro erano molto stanchi, ma non riuscivano più a avere una profondità che credo poteva fargli male. Però insomma, è il primo tempo, adesso dobbiamo recuperare, abbiamo un giorno in più e sarà un'altra partita dura anche quella di giovedì. Mister, le due occasioni più limpide sono partite dai piedi di Alfredson e della Latta. E lì davanti, insomma, si avverte sempre, almeno nell'ultima fase del campionato, una certa sterilità da parte dell'attacco. Insomma, qualche giocatore ci manca e ci è mancato, quindi dobbiamo fare altre cose. Quindi ci sta che puoi essere avere qualche difficoltà, credo soprattutto dovuta agli interpreti, ci mancano degli interpreti con certe caratteristiche, con certe situazioni di gioco, e quindi qualche difficoltà l'abbiamo avuta, però siamo ancora qua, magari non più brillanti, magari soprattutto davanti come prima, però ormai con poco bisogna preparare le partite, portare a casa il risultato. Oggi credo comunque, al di là dei cambi, del cambio anche di modo di giocare, abbiamo fatto una buona gara. Con 4-5 giocatori molto importanti che non c'erano, ma tutti hanno fatto la loro parte, quindi credo che sia stata una buona partita. Allora, un bel Padova, devo dirti che io ho visto Avellino in TV e ho visto oggi il Padova che ha giocato una gran partita, come doveva giocare considerando tutti i problemi che avevate, le assenze per squalifica, il caldo, un po' il fatto anche che dovevate appunto fare due la partita per cercare di provare a vincere. Ti chiedo se sei soddisfatto del risultato, visto comunque che questo risultato non pregiudica nulla per la finale di ritorno, ma soprattutto se ci spieghi come nasce questa scelta, perché oggi, anche oggi ci hai sorpreso, di partire con il 3-5-2, cioè di avere questo Jenenić che non era esterno ma era più mezzala e di avere Biasce e Paponi vicini insieme come due punte vere. Ma un po' per necessità, perché qualche problema ce l'avevamo, un po' perché credo che a giocare così potevamo essere pericolosi, un po' le due cose. Quindi sono stati veramente bravi, devo fargli veramente i complimenti. Hanno fatto una partita preparata in poco tempo, cambiando anche insomma un po' i principi di gioco. È una partita difficile, una partita dal punto di vista della concentrazione, devi stare lì per non concedere. E sono partite che non devi prendere gol, e comunque sia, credo che qualche leggera occasione in più l'abbiamo avuta, però ormai conta poco. Sono molto molto contento di quello che è stata la reazione della squadra in un contesto nuovo, e adesso siamo ancora in ballo e recuperiamo giocatori importanti, e questo tengo a precisarlo, sarà importante, e andiamo a giocarci questa partita. Senti, io poi ho finito, lo tiro fuori. Tu con lo Spezia hai vinto da Alessandria quella volta, e quindi praticamente potrebbe essere un buon auspicio questo, o no? Non so, Stefano, non lo so, mi sono toccato, però non lo so, io faccio fatica a tornare così, io rimango al presente, ed è una partita difficile, indipendentemente che ci mancavano dei giocatori anche per quello, ma era una partita difficile per tanti aspetti, e ero sicuro, perché credo che avevo visto bene i ragazzi, avevamo preparato cose, potevamo veramente fare qualcosina in più, soprattutto nelle occasioni. Però va bene così, adesso lasciamo stare tutto quello che è stato, dobbiamo pensare almeno al domani e al martedì a recuperare, e poi prepareremo questa partita. Questa è la vera finale, questa non ce ne sono più, questa è la finalina siamo ancora
ancora tutti e due i piedi. Adesso andiamo a giocarci tutto. Alessandro. Sì, ti faccio una domanda, Andrea, su Biasci, perché l'avevi criticato nell'ultima partita e quando era entrato forse ti aspettavi di più da lui e da altri. Oggi è entrato subito pimpante, reattivo, ha fatto molto bene. Sì. Ti mette quasi in crisi, visto che recuperi comunque 4 giocatori su 5 per la prossima, però oggi veramente gli è mancato solo il gol. Ma io non è che l'ho criticato, critico tu, cioè, quindi abbiamo bisogno di tutti, quindi c'è stato quel momento lì, però la critica poi oggi è partito titolare, quindi le critiche vanno fatte nel momento, poi c'era da preparare le partite, ci sono delle altre situazioni, delle altre occasioni, quindi Tommaso ha fatto bene, come ha fatto molto, molto, molto bene, come giustamente hai detto te, quindi le critiche fanno parte, anche, perché credo di essere uno che pretende sempre di più, anche per loro, perché devo pretendere molto da se stessi, perché posso veramente fare migliorare, fare più. Quindi non ero contento per quello, per lui, per Alfredo. Ma oggi, sia lui dall'inizio che Alfredo, quando è entrato, mi sono partito, anche gli altri. Quindi Carlo, che non giocava, si è potuto trovare pronto. Quindi credo che in generale ho avuto tutte le risposte positive. Adesso si va a cambiare la riga, recuperare e poi recupereremo dei giocatori. Perderemo Simone, che è un giocatore importante, però rientra Camino, rientra Ronaldo, rientra Sabia, rientra Fasi, quindi 4 giocatori rientrano e saremo anche numericamente pronti per la prossima partita. Senti, porta pazienza, ma scrivendo per tutto sport, una domanda sull'Alessandria te la devo fare. Che squadra hai visto e quello che ti aspettavi? Hanno presentato la novità di Mora, ma poi più o meno era la formazione annunciata. Ah, è quella, mi aspettavo quella, una squadra difficile, una squadra equilibrata, una squadra insomma che anche se gli concedi qualche giocata ti vengono dentro, quindi 2 o 3 volte al primo tempo gli abbiamo concesso troppo facilmente magari il centro dell'area, però poi quando abbiamo alzato, non sempre, però li abbiamo messi insomma qualche situazione che l'abbiamo creata. È la squadra che mi aspettavo, quindi è una squadra tosta, una squadra che un grande campionato e dedico a noi il giovedì la finale per entrambi. Grazie. Volevo chiederti invece, mister, su Iesi, che l'hai fatto esordire, prima dicevi anche insomma che ti piace il suo sguardo, uno sguardo vivo, ma lui dal punto di vista calcistico che tipo di giocatore è? Che caratteristiche ha? Ma è un attaccante molto veloce, quindi magari sai, negli spazi così potrebbe avere una palla lunga, ma c'era poco disegno tattico, avevamo tanti giocatori stanchi, potrei cambiare ieri se ero stanco, che Germano, insomma, magari ti poteva capitare una palla in profondità e lui lì poteva avere una gamba importante, quindi è stato questo, insomma, Franceschi era venuto ma ancora non stava bene, era un peccato rischiare sia lui che il Cicè, quindi abbiamo votato per quella e quindi siamo contenti che avesse il nostro ragazzo del nostro settore giovanile. Ultima cosa per me, Andrea, sì. Nella storia del Padova, lui dimostra che andavamo insieme per panchina, io volto campo nel 2007 quando Cucurella vinse qui col Grosseto. Nella storia del Padova grandi trionfi sono sempre stati conquistati lontano da casa, non c'è da questo stadio. Allora, lontano da questo stadio, io ti chiedo, cioè, sei convinto che magari potrebbe essere anche l'ennesima riprova che la cabala è dalla nostra parte? Ma perché si dicono, perché dici queste cose? Ci credo perché le statistiche sono queste. Il Padova ha vinto la sua, è andato in A a Cremona, lontano da qui, è andato in C l'ultima volta, a parte la questione del tavolino praticamente con Bisoli, con gol di Di Nardo a Busto Arsizio nella finale di ritorno dei playoff. Perfino in Serie D ha vinto a Legnago, cioè a Trieste si è salvato nello spareggio play-out, cioè la storia parla in maniera molto chiara. Il Padova, lontano da Padova, ha sempre ottenuto i suoi trionfi e in questo play-off voi avete dimostrato fuori casa di sapere, è fatto vostro. Io guardo, ho detto ai ragazzi che l'ultima partita abbiamo vinto da Bellin, un campo molto molto difficile, però le statistiche appartengono a voi, come giusto che sia. Io devo pensare alla squadra, a recuperare, a prepararmi. Io sinceramente
le statistiche, questi dati che hai dato sono importanti per voi, perché credo che sia, insomma, sia fa parte della storia di questa società importante. Ma io devo guardare al presente, recuperare, preparare. Faccio fatica a venire dietro a questi discorsi. Io devo pensare al campo, a far recuperare, a cercare di fare una partita importante di personalità come è stata quella di oggi, magari con qualche defezione.